La superficie dorata è leggermente bruciacchiata, racchiude il morbido ripieno di uova, sugo e formaggio. A casa, per i vicoli di Napoli, al mare o in una scampagnata, la frittata di spaghetti alla napoletana resta uno dei piatti più importanti dello street food partenopeo. Verso l'olio in una pentola, unisco la cipolla e lascio appassire per qualche minuto mescolando spesso. Aggiungo la passata di pomodoro, condisco con il sale, copro e lascio cuocere per mezz'ora. A fine cottura profumo con il basilico. L'acqua sta bollendo, l'ho già salata, butto gli spaghetti. Ma raccomando, belli al dente! Verso gli spaghetti in una ciotola, aggiungo il sugo, mescolo e tengo da parte. In un'altra ciotola aggiungo le uova, il parmigiano, il latte, il sale e il pepe. Sbatto con una frusta. E ora unisco il tutto alla pasta. Puoi arricchire la frittata utilizzando cubetti di prosciutto, salame o formaggio. Scaldo un filo d'olio in una padella con il bordo alto e verso il composto di pasta e uova. Lo distribuisco uniformemente, copro con il coperchio e lascio cuocere per una decina di minuti. Posso girare la frittata, io mi aiuto con un piatto. La faccio scivolare nuovamente nella padella e continuo la cottura dall'altro lato per altri 10 minuti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e un commento. E se non l'avete ancora fatto, correte e iscrivervi al canale.